Manca poco al voto in Olanda e il testa a testa tra il premier uscente Rutte e il populista Wilders si fa più serrato. Il leader anti-Islam, in una protesta davanti all'ambasciata turca, ha ribadito l'intenzione, in caso di vittoria, di impedire che gli uomini di Erdogan facciano propaganda nei Paesi Bassi a favore delle modifiche della Costituzione turca sottoposte al referendum popolare. Questa è l'Olanda, quindi alla larga. Io spero che il governo olandese si dimostrerà più severo, facendo capire che qui non sono i benvenuti per fare propaganda. Non siamo un paese dove gli stranieri che sostengono persone come Erdogan possano incrementarne il potere fino ad arrivare all'autarchia. Il partito di Wilders, con il 15% e un numero di seggi tra 21 e 25, si posiziona dietro al liberale Rutte, che stando agli ultimi sondaggi si ferma al 16%, uno scenario incerto che in virtù del sistema proporzionale imporrà un governo di coalizione. In salita il partito dei cristiano-democratici del CDA di Sibram Buva con 21 seggi e quello social-liberale di Peciol con 17 seggi. La riuscita del partito populista di Wilders in queste elezioni tiene l'UE col fiato sospeso in vista del voto sia in Francia che in Germania.